Buongiorno a tutti ragazzi. Buongiorno. Ben ritrovati in questa nuova avventura. Io e il mio amico e compagno di viaggio Marco abbiamo deciso di dedicare un fine settimana a Podgorica, capitale del Montenegro. Il Montenegro ha ottenuto la sua indipendenza solo nel 2006. Prima era unito alla Serbia sotto il nome di Serbia e Montenegro. Le attrazioni da visitare in città sono ben poche e noi il nostro tour lo cominceremo da qui, dal King Cross Park, dove come potete vedere si incrociano questi due fiumi, il Ribnica, che non è pervenuto, e il fiume Moraka, che apparentemente sembra pulito e di colore bluastro. Questo posto è molto frequentato, soprattutto nei mesi estivi. Non solo dai turisti, ma anche dagli abitanti locali, dove immagino si bagnano nel fiume, passano una bella giornata rilassante sotto quest'area romantica che ha ispirato molti artisti montenegrini. Il fiume oramai non c'è più, come ha detto il mio amico Marco. Podgorica durante la seconda guerra mondiale è stata bombardata per circa 70 volte e questo orologio è uno dei pochi resti del passato. È stata costruita durante l'impero ottomano nel 1667 e delimita la parte vecchia della città che si estende a ovest da quella nuova che si estende a nord. Ecco a voi Piazza della Repubblica, piazza principale della città. Siamo nel cuore cittadino ed è anche la piazza più grande, almeno così sembra. Dobrodošli u Podgoricu. La gastronomia montenegrina presenta molte affinità con quella italiana, ma risente anche della cultura orientale e di quella turca. E noi sinceramente abbiamo avuto un po' di difficoltà a trovare i ristoranti tipici, ma alla fine si trovava proprio sotto alla torre dell'orologio. Si chiama Podvolat. Siamo pronti ad assaggiare le specialità culinarie. Buongiorno! Buongiorno! La storia è sempre la stessa, abbiamo chiesto qualcosa di tipico al cameriere, vediamo come si presenta. Per iniziare, antipastino con formaggi tipici, insalata, pomodori e queste caratteristiche pagnotti di pane. Cornflour with some potato. Siamo super soddisfatti, anche molto sazi. Adesso abbiamo chiesto il conto, chissà quanto sarà. La cifra ammonta a 24,10 euro. Sazi e soddisfatti, siamo pronti per continuare il nostro tour. Ciao ragazzi, è stato un piacere. La Cattedrale della Resurrezione rappresenta il principale centro di culto ortodosso della città ed è la più importante dei Balcani. La sua costruzione è durata oltre 20 anni, ma la cosa che colpisce maggiormente è il suo stile, che comprende un mix tra quello romantico, bizantino e medievale. Siamo stati anche fortunati a beccare un matrimonio, c'è la sposa qui.
Marco, io penso che gli auguri dovremmo farla alla sposa, che ne pensi? È d'obbligo. Abbiamo indagato un po' e abbiamo scoperto che si tratta di un matrimonio macedone. La cosa che ci sentiamo di dire è fare tanti complimenti a tutti gli invitati e soprattutto a tutte le donne qui presenti, che sono molto carine. Questo grande ponte bianco che vedete è il Millennium Bridge. Le persone più attente si ricordano di averlo visto a Londra, ce n'è uno simile, simbolo della Podgorica moderna. Poi Marco, che sappiamo a riguardo? Che è lungo 173 metri, alto 57 ed è stato costruito nel 2005. Questa mattina non abbiamo detto che Podgorica significa letteralmente città ai piedi di una collina. La collina sarebbe questa alle mie spalle, Gorica, dove si trova la chiesa più antica della città, costruita intorno al X secolo. Avete mai sentito parlare delle cascate del Niagara? Immagino di sì, sono famosissime e si trovano tra Stati Uniti e Canada. Oggi abbiamo scoperto che qui in Montenegro ci sono delle cascate paragonate a quelle americane, le cascate del Niagara di Podgorica. Cosa ne pensate? Secondo me è un po' eccessivo il paragone. Il secondo e ultimo giorno del nostro tour lo passeremo a circa 40 minuti di auto da Podgorica, dove si trova il favoloso monastero di Ostrog, un gioiello tutto da scoprire. Il monastero si sviluppa su due livelli. Per primo incontriamo questa semplice chiesetta, ma la cosa più caratteristica e tipica che rende questo monastero un gioiello si trova al livello superiore. Il monastero di Ostrog è una chiesa ortodossa che sorge su una montagna incastonata in una roccia e questa sua peculiarità, questa sua forma la rende meritevole di una visita se vi trovate in Montenegro ed è dedicata appunto, come dice il nome, a San Basilio di Ostrog.
È ufficialmente il monastero più visitato di tutti i Balcani. Ogni giorno accorrono fedeli provenienti da tutte le nazioni limitrofe. Molto particolare, è scavato nella roccia per questo. Anche se devo dire che non ha soddisfatto tutte le mie aspettative. Su internet si leggeva un posto magnifico, stupendo, superlativo. È bello, ma non così tanto. Cari amici, questi due giorni sono letteralmente volati. Diciamo che il Montenegro è conosciuto per altro, è conosciuto per le sue coste turistiche frequentate soprattutto da noi italiani. E noi abbiamo deciso di visitare Podgorica e i suoi dintorni appunto per questo. Consigliamo di visitare questa nazione sia per un weekend, perché dista soltanto ad un'ora di volo da Roma, oppure per chi sta facendo un giro per i Balcani, perché ci sono collegamenti diretti da Albania, Bosnia e Serbia con le quali confina. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi come sempre ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!